Mi hanno detto che devo battere il più forte possibile perché ti dà la carica. Quindi in base alla forza del battito che fai, poi hai la carica giusta per iniziare il video. Quindi ciao amici, come state? Spero tutto bene. Io sono super carica perché ho battuto le mani fortissimo. E perché è un video per Halloween. Vi ho fatto paura? Non credo proprio. E detto ciò, mi piace Halloween. Non so se è una delle mie feste preferite, sinceramente. Mi piace perché ci si traveste, anche carnevale è molto divertente. Ognuno può travestirsi di quello che vuole, con gli amici, in coppia, in gruppo, qualsiasi cosa. Ed è tutto così macabro. Perciò, prima di iniziare questo fantastico video, ovvero le donne e Halloween, che comunque è stato molto divertente perché ci ho pensato ieri di registrarlo, solo ieri pomeriggio. Ed è tutta la settimana che pensavo, oddio, c'è Halloween, come mi trucco, come mi sistemo, faccio la festa, non facciamo la festa. Tutta sta settimana l'ho vissuta con l'ansia, senza dire, oh, ma portiamola in un video. Non c'è niente di più vero delle donne che vanno nel panico per dei party a tema. Mi ricordo che quando ero piccolina Halloween mi piaceva tanto, solo che non essendo in America non c'è tanto questa cosa di dolcetto scherzetto. Un anno mio papà per Halloween ha preso me e mio fratello, ci ha fatti travestire. Io tipo ero un fantasma strano, mio fratello non lo so, ma non è importante. Ti voglio bene Daniele. Detto ciò, ci siamo travestiti, siamo andati in giro in macchina con babbo in palazzi, cosa a suonare come se fossimo dei pazzi psicopatici, perché poi la gente, cioè, apriva la porta come a dire, ma qua state tutti fuori di capoccia, cioè nessuno si aspetta dei bambini ad Halloween a fare dolcetto scherzetto in Italia, quando mai? E infatti nessuno aveva niente, cioè le persone in Italia non hanno dolcetti. Ho ricevuto delle brioche, delle cose strane, delle caramelle immangiabili e mi è rimasto tutto impresso. Molto divertente perché è stato l'Halloween più diverso che io abbia mai fatto da bambina. Però mannaggia, compratevi delle caramelle, ma ve le compro io, cioè poveri bambini, senso. Comunque sarebbe molto figo portare questa tradizione qua. Se avrò dei figli mai nella mia vita, penso che glielo farò fare a prescindere, perché è divertente. Detto ciò, questa era stata una delle mie esperienze di Halloween. Sono stufa di parlare. Voglio farvi vedere come ho vissuto questa settimana per la preparazione alla festa di Halloween. Arriva Halloween, non ho la più pallida idea di che cosa bisogna fare ad Halloween, ma minimamente, cioè l'unica cosa che mi viene da fare è cercare su internet come al solito. E infatti WikiHow, vediamo che ci dice stavolta, perché le altre volte ma proprio male. Allora, organizzare una festa. Il problema della festa è che ci vorrebbero gli amici. Preparare spuntini e bevande in tema Halloween. No, è di Natale, ma che... Puoi provare a preparare delle dita da strega. Miele, colorante, salsa, grissini, rotolare noccioline tritate. Ma che cavolo è? Preparare drink speciali. Interessante. Per i tuoi invitati. Puoi preparare il pancio di Carlino Adams. Non ci crederete mai. Ho fatto i biscotti per la festa. Con le mie mani, cioè li ho presi, cioè li ho fatti io, ve li faccio io. Non, cioè non sono un meglio del meglio, però secondo me per la festa vanno bene. No, non li ho comprati in realtà, li ho fatti, li ho messi nella scatola. Ti fai cazzi poi? Te i biscotti non li mangio comunque, ce l'ho a fare due. Allestisci una casa infestata. Dedica una stanza della pse. E poi chi c'è? Anche lì, no? Una persona fifona come me, dipende, ragazzi. Si prepara tutta una stanza tema Halloween infestata, spaventosa. E chi la pulisce? Cioè, chi la pulisce? Non io. No. Mi sta già passando la voglia di questo Halloween. Pianifica giochi a tema da provare durante la festa. Acquista o realizza un bel costume. Molti adolescenti vogliono vestirsi come una propria celebrità preferita per Halloween. Ma perché una persona dovrebbe travestirsi come il proprio idolo ad Halloween? Cioè, non, cioè se a me piace Ariana Grande, no? Che mi faccio Ariana Grande assassina? No, Ariana Grande la bambola, Ariana Grande. Cioè non... Gli zombie spesso sono fonte di ispirazione per i costumi di molte persone. Credo che farò da sola, come tutte le altre volte. Cioè non... WikiHow, non lo so perché lo... Non... Faccio da sola. Non ho la più pallida idea sinceramente di che cosa ci si mette ad Halloween, perché tutti gli anni tutte le tipe sono super meravigliose, fighe, bellissime, stupende, straordinarie, con dei costumi stupendi, straordinari, fantastici. E poi sento dire, te l'ho fatto io, l'ho fatto tu, e come l'hai fatto? Cioè, com'è possibile che tutti riescano a fare delle cose strafighe? Io sembro tipo un sacco di patate morto caduto giù da una torre, cioè no. Ho trovato il costume, cioè non avevo il mantello, però mi sono aggiustata un po' con le cose che avevo. Secondo me ci siamo. La prova costume di Halloween l'abbiamo superata. Cioè nessuno sarà vestito così. È un mix tipo, cioè tipo un mostro nuovo del 2021, cioè, mezzo pinguino, mezzo fantasma, mezzo... Ti piace? No? A me piace. Guarda come sono flessibile. Posso fare anche... Niente, non posso fare niente. Però va bene.
Vediamo un po' che c'è su Pinterest. Qua abbiamo Catwoman, però questa è una strafiga. Nel senso, va pure bene il gatto nero, tutte le Catwoman, ma se sei figa puoi metterti anche un sacco della spazzatura e ti sei pronta per qualsiasi tipo di festa, che sia Halloween, carnevale, Pasquetta, Pasqua, Ferragosto, quello che ti pare. Ah, questo è carino. L'angelo e il diavolo, un po' classico devo dire. Poi dipende tutto se bisogna fare quei costumi da fighe che dici wow che stragnocca, cioè, oppure se ci si passa al essere veramente spaventosi, quindi quei trucchi tutti macabri, sangue, coltelli. Cioè, è una scelta molto ardua. Questa si è messa tutte le ragnatele che si è trovata in casa sua, se le attaccate sul mento, perché non ho capito cos'è quello, cos'è cotone, ragnatele. Io come faccio se non sono capace a truccarmi? Dov'è Easy? In questo trucco, dov'è Easy? Cioè, va a finire che devo fare da sola. Cioè, lei mette un po' di nero dappertutto sul mento. Nei video prendono gli ombretti con le dita, fanno un, due, tre, stella e poi c'è la transition e sono meravigliose. Cioè, non so come. Sembra che me l'ho tirato un cazzotto. Vabbè, mercoledì Adams è il classico. Sempre meglio il Carlino, perché qua mo ci sta pure il Carlino nella famiglia, non ho capito. Questo è vestito da angelo dorato. È normale che io non sappia come cavolo devo vestirmi ad Halloween se ci sta un angelo dorato, una bambola assassina, una bambina vestita da nuvola con le gocce che scendono. Ma che cacchio di costume è? Ma che, cioè, perché i tuoi genitori ti vogliono così male? Questo marito e moglie vestiti da sposa e sposo cadavere. Ma non quelle del cartone animato, perché sono un altro tipo di sposo e sposa cadavere. Le cose sono due: o non ci vado o mi vesto da hot dog, altrimenti provo a provare qualcosa degli anni scorsi, come sempre. Io comunque punterei tutto sul nero, perché il nero e l'arancione sono i colori del Halloween, perciò partiamo, io farei così. In fondo non ci vuole bravura nel fare un make up, cioè Halloween deve essere un po' come ti viene, un po' come ti viene, no? E poi il nero e il rosso. Cioè, io lo metto qua, lo sbavo, un mezzo, uno di quelli, come si chiama quello che tira i calzotti, un boxer, mezzo boxer vampiro. Cioè, mi sono preso due cazzottate negli occhi, ma allo stesso tempo ti ho morso il collo. L'ultimo tocco, tirare su. Perfetto! Non vado, non vado! Ho fatto paura, Lo so io. You were a scary penguin, yeah? Yeah. Great combination. A scary penguin. Secondo me è il migliore costume di Halloween che tu abbia mai visto. Secondo me no, però. Se, no. Sì, Ok, basta. Sì? Dolcetto scherzetto? Cioè, tu vuoi dei dolcetti? Non. Ma lo sai che siamo in Italia? Non. Aspetta. Dolcetto scherzetto? Ma quanti anni ha? Non si vergogna? 21, ma che cosa vuol dire? Cioè, non c'è un'età per chiedere i dolcetti esattamente? Non. No? Scusi, ma cosa vuole ancora? Ma come si permette? Allora, parliamoci chiaro chiaro, tête à tête. Io c'ho la pasta sfoglia che mi ha comprato mamma, perché sono 2 mesi e mezzo che non faccio la spesa, perciò ti posso dare qui. E i kiwi, perché comunque le vitamine fanno bene. Buona serata, arrivederci, buonanotte. Mai più arrivederci. Halloween è uguale al zucche, intagliare zucche. Non è, come. Non ho mai intagliato una zucca, sì. Ho preso un po' di cose, ma sinceramente non lo so che. Ok. Ci siamo. Allora, sono. Siete, questa è la mia zucca. Al septum come me.
un giorno, ovviamente il giorno, mio papà ha preso il mio, me e mio... Alessia, ma che c'hai oggi? C'ha la pasta in bocca, non riesco a parlare, ma che è? Sbiascico, cioè, blablabla. Ho messo quello che brucia sulle labbra, porco cane! Queste cose da femmine io non le so più usare, cioè mi brucia tutto adesso. Ti piace? Mi sto affogando, aspetta. E la pasta sfoglia me l'ha data ma... Avevo questo massaggiatore da quando siamo arrivati in The House, ma non l'avevo mai usato. Ok. È molto rilassata.